Quasi 10.000 le persone provenienti da ogni parte della Sicilia che hanno assistito al concerto di Elisa a Palma di Montechiaro. L'evento, inserito nell'ambito dei festeggiamenti in onore della patrona Maria Santissima del Rosario. Tanta gente non si vedeva da tempo, da quel luglio del 2019, quando gli stilisti di Dolce & Gabbana scelsero la città del Gattopardo per lanciare la loro neolinea autunno-inverno. La scelta di Arisa è stata una scommessa vinta dal sindaco Stefano Castellino e dall'assessore al ramo Angela Incardona, non solo per il ritorno d'immagine, ma anche per l'economia locale, visto che in tanti hanno raggiunto Palma di Montechiaro fin dal pomeriggio. La splendida scalinata della Chiesa Madre si è riempita subito, i lati della piazza, la gente si è accalcata per non perdersi nemmeno un minuto del concerto. L'artista ha mandato i presenti in visibilio quando è scesa dal palco per cantare Meraviglioso amore mio. Ha notato una bambina che ha cominciato a canticchiare e le ha ceduto il microfono. Insomma, una serata che rimarrà indelebile, offerta dall'amministrazione comunale che ha rilanciato ancora di più Palma di Montechiaro, che a piccoli passi sta tornando sempre più a vivere dopo la pandemia del Covid-19. Costanza.